sta creando diverse polemiche la denuncia di Francesco Manzolillo, consigliere comunale di minoranza di Atena Lucana, in merito al progetto di costruire un sito di stoccaggio di prodotti petroliferi nella zona industriale di Polla, a poche decine di metri dal confine con Atena Lucana. Manzolillo, tra le altre cose, ha accusato il comune di Polla di non mostrare gli atti del progetto. Il sindaco Rocco Giuliano ha respinto l'attacco e ha chiarito la posizione dell'amministrazione spiegando l'iter del progetto. Devo dire che prima che il consigliere Manzolillo facesse delle affermazioni sarebbe stato, penso, opportuno rendersi conto della realtà delle cose. Il comune di Polla non ha mai nascosto niente a nessuno, anzi penso che un comune di Polla è amministrato da persone responsabili e quindi gli atti rilasciati sono nella piena legittimità. C'è stata una richiesta di accesso agli atti da parte del comune di Aquila, da parte del sindaco di Atena, ma anche dalla comunità mondana, dello stesso presidente Accetta, i quali hanno verificato gli atti e non hanno ritenuto farne copia. La stessa cosa anche per il comune di Atena, se non sbaglio c'è stato il tecnico di Palma che ha verificato gli atti e non c'è stata richiesta, diciamo, di copia degli atti. Gli atti sono a disposizione dei cittadini, quindi lo dice la legge nella trasparenza, quindi qualsiasi chiarimento gli atti sono a disposizione, ma anche l'intera amministrazione. Certamente qualsiasi altro si va a rilasciare, diciamo, questo c'è qualcosa di vecchio perché fu rilasciata una licenza negli anni passati, poi revocata per scaduti i termini, poi il TAR ha invitato il Comune di Polla a rivedere l'atto in una, diciamo, una posizione diversa che il Comune di Polla ha rivisto, anche perché si tratta di uno spostamento, quindi devolizzare un impianto già presente nel centro abitato di Polla che è stato poi spostato, come dice la legge, nell'area industriale della stessa comune. Questa, le cose stanno in questo senso, quindi qualsiasi chiarimento siamo a disposizione, qualsiasi anche suggerimenti siamo a disposizione anche a recepire, qualsiasi cosa che viene a tutela del territorio. Penso che chi vi parla ha sempre tutelato il territorio in qualsiasi momento, anche in qualsiasi iniziativa che riguardava il territorio, quindi sono a disposizione, gli uffici sono a disposizione, quindi per qualsiasi, come dicevo prima, qualsiasi atto o chiarimento da poter dare anche, diciamo, sia ai consiglieri, alle amministrazioni, ma anche ai cittadini stessi.